Thank you.
Orchestra Plettro Città di Taormina, diretta dal maestro Antonino Pellitteri. E con questa meravigliosa pastorale siciliana ci introduce alla nona edizione del concerto di Natale di ABSET, Associazione Dirigenti Scolastici e Territorio. Un altro applauso per la nostra meravigliosa formazione. Benvenute. Benvenuti, è bellissimo vedere questa cattedrale gremita. C'è tanto calore, nonostante le temperature che abbiamo, che stiamo registrando, il calore dei cuori, la gioia di ritrovarci qui. Dicevamo nona edizione, 10 anni di vita, un appuntamento immancabile che ci immette nella imminenza della festività del Santo Natale che vivremo tra qualche giorno. Tanti motivi stasera di gioia. Il primo, la presenza di questa straordinaria e prestigiosa formazione orchestrale. Un altro motivo di gioia è la presenza di una rappresentanza istituzionale preziosissima che rappresenta il segno di quella coesione, di quell'inclusione, di quello spirito di condivisione che a Messina è sempre più forte. Ed è per questo che io do il benvenuto innanzitutto alla nostra rettrice, la professoressa Giovanna Spatari, alla sua prima uscita culturale, quindi questo concerto per noi assume una valenza ancora più bella. Grazie per essere con noi e in questo applauso c'è il calore e il benvenuto da parte di tutti. Il nostro provveditore di studi, Stello Maddalà, anzi, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, ma per noi provveditore. E con lui mi ha preceduto, professore Gustavo Ricevuto. Tutte e tutti i dirigenti e docenti presenti qui questa sera, io insomma non ho tante occasioni di trovarmeli tutti insieme, solitamente li vado a trovare nelle scuole. Poi vederli così tutti insieme, stasera, come è stato l'altro giorno in occasione del convegno, è veramente bello perché mi dà e ci dà la cifra del valore e della forza della scuola messinese. Io dico sempre, la scuola non si tocca. È un'istituzione forte, un'istituzione importante che, come ci ricorda spesso il nostro assessore alla pubblica istruzione Pietro Currò, è l'unica capace di aiutare i nostri giovani a trovare la strada per la felicità, che deve essere qui ed ora. Chiamo accanto a me il presidente di ABSET, il preside Angelo Buscelli. Prego preside, e con lei l'assessore Pietro Currò, la rettrice e il provveditore Stello Maddalà. Perché vogliamo un saluto personale, vogliamo che siate voi a rivolgere un saluto personale. Non prima di aver ricordato che questo evento si avvale della collaborazione dell'Associazione Culturale Liceo Mauro Lico, del liceo scientifico e vedo che il presidente Micelli dirige, e per il primo anno si avvale della collaborazione dell'ANMI, Associazione Mogli Medici Italiani, salutiamo la presidente Nicomo Cavallaro, e dell'Associazione Annibale Maria di Francia, salutiamo la presidente, la preside Schirò, Rosalia Schirò. E il preside sarà Bade. Rappresentanza del liceo, del liceo Mauro Lico, del mio liceo. Associazione del liceo Mauro Lico. E a me non resta altro da fare che ringraziare tutti quanti per la vostra calorosa presenza. Il concerto di Natale ormai per noi, come dicevo ieri, da attraverso una delle emittenti televisive messinesi, sia l'RTP che TGF, per noi è diventato un impegno, oltre che una tradizione, è diventato un impegno. Un impegno verso i nostri numerosi soci, un impegno verso la città di Messina, un impegno verso i nostri concittadini e un impegno con la musica, perché la musica è quella che ha identificato ABSET fin dal momento della sua prima istituzione. Io ricordo ancora 10 anni fa, quando ci siamo istituiti, nel Natale del 2014, Rachele diceva giustamente la nona edizione del concerto di Natale, perché un'edizione è stata saltata per via delle restrizioni imposte dal Covid. E stavo dicendo, 10 anni fa, il nostro primo concerto l'abbiamo fatto in questa stessa
cattedrale con la maestra Stefania Lamanna al grande organo tamburini, che abbiamo questa sera qua con noi e che ringrazio per la sua affettuosa, presenza. Io non mi voglio dilungare ancora oltre, perché la serata sarà lunga, sarà molto bella, però non posso esimermi dal dare il benvenuto fra di noi alla nostra rettrice, la professoressa Spadari, neo rettrice, e ringraziarla per la sua presenza, per aver risposto affettuosamente, con slancio, immediatamente al mio invito. Pensate, molti di voi mi conoscono, sanno che io spesso la notte faccio tanti altri lavori per l'associazione, mia moglie mi guarda e mi dice che mi picchia questa sera. Ho mandato un invito nelle ore notturne, all'alba dello stesso giorno mi aveva già risposto in maniera positiva, e per noi è stata una cosa molto, molto bella poterla avere qua con noi, perché questo qua è il segno della continuità fra ADSET, che rappresenta la scuola, il provveditore Badalà, il provveditore ricevuto, che rappresentano la scuola, e l'università, che è il normale sbocco della strada dei nostri ragazzi. Grazie a tutti quanti gli intervenuti, non dico più niente, perché altrimenti poi mi dicono sempre che parlo troppo. Rachele, a te. Io vorrei che ognuno di loro porgesse un saluto al nostro pubblico questa sera. Buonasera, grazie Presidente, grazie per avermi voluta qui. Io ho accettato di buon grado questo invito perché io ritengo che noi e voi siamo impegnati sul fronte più delicato e più bello, che è quello di occuparci della formazione in varie fasi dei nostri giovani, consapevoli del fatto che i giovani che noi adesso formiamo sono i professionisti del futuro, quindi abbiamo una enorme responsabilità che non è solo culturale ma è anche sociale. Io sono particolarmente felice di vedere poi una partecipazione così numerosa, e io credo che sia bellissimo essere insieme qui a celebrare il Natale uniti nella musica, che è veramente un linguaggio universale. Quindi grazie per questo invito. Io da parte mia, nel mio ruolo di neo insediata rettrice, garantisco il massimo impegno affinché le sinergie che già sono state create insieme al provveditore e alla scuola possano proseguire. Tutto quello che sarà nelle mie possibilità sarà fatto. Grazie. Buonasera a tutti. Mi piace intanto sottolineare che il mondo della scuola, chi appartiene al mondo della scuola non riesce mai a lasciarlo completamente, ed in realtà questa associazione, caro Presidente, cara rettrice, lo dimostra. Nuovi e vecchi dirigenti uniti perché gli uni vivono dell'esperienza degli altri. È una cosa veramente bella, è una cosa davvero importante. Diceva la rettrice che abbiamo avviato, già lo faceva la rettrice nella sua vecchia veste di prorettore, abbiamo lavorato tantissimo, ha fatto tantissimo per la scuola, per la nostra scuola, ha organizzato anche dei convegni a cui hanno partecipato i nostri ragazzi, i ragazzi delle nostre scuole superiori. Sul suo impegno, magnifica rettrice, noi sappiamo, non abbiamo minimamente dubbi, sappiamo che lei lavorerà con noi delle scuole, e noi lavoreremo soprattutto perché la nostra università resti quella prestigiosa scuola superiore che è stata negli anni. È un peccato che molti dei nostri ragazzi, tra virgolette un po' per moda, lasciano la nostra città per frequentare altrove l'università. Contiamo anche sul suo appoggio, magnifica rettrice, perché l'offerta formativa della nostra università sia non soltanto ampliata, sia il più possibile conosciuta.
e da questo punto di vista ci tenga completamente a disposizione. I suoi professori, i suoi ricercatori saranno sempre i benvenuti nelle nostre scuole perché possano nel migliore dei modi orientare ed indirizzare i nostri ragazzi. Grazie. Grazie Presidente, grazie signore e signori. Io stasera avevo capito male di essere invitato ad ascoltare. E allora per strada ricordavo anche, prendevo tra i ricordi, no? Un libro che mi ha appassionato, che era quello dell'Ecclesiaste, no? C'è un tempo per segnare, un tempo per raccogliere, c'è un tempo per parlare, un tempo per tacere. Io stasera pensavo di tacere ed ascoltare voi che certamente siete più bravi di me, e l'arte, e voi che siete veramente bellezze. Con un microfono in mano dico che ho interpretato questi mesi accanto agli istituti comprensivi. Accanto agli istituti comprensivi dicendo ci siamo qua, l'istituzione c'è, il comune è qua. Ed è qua, ed è il primo significato, il secondo significato è qua per tentare di progettare insieme, il terzo significato è qua per la fontanella dell'acqua, come si diceva una volta nel pensare e nell'agire. E devo dire, lo continuo a dire, sono le due cose che a questo punto voglio dire, che ho trovato una scuola messinese di alto livello. Io credo che la scuola di Messina, i docenti di Messina, signor provveditore, non abbiano nulla da inviare ai docenti della parte a nord del fiume, ecco, diciamo, no? Quindi è una scuola bella. Io sto ricevendo un premio ogni giorno, un altro l'ho ricevuto oggi pomeriggio, quando sono stato al Policlinico con l'Istituto Paino Cavidelli e con i ragazzi di neuropsichiatria infantile, e ho visto anche la bellezza. Io fondo le mie radici, per di noi le sue radici. Io le mie radici ce l'ho nell'esule genovese che fece da Upton Park nel 1840. E io ce l'ho nella scuola pubblica. Io ho apprezzato tra i costituenti Calamandrei, a me piace molto questa Costituzione, mi piacciono molto gli articoli 31, 33, 34, non quelli che citano. E mi piace molto, Rachele, e lo voglio ripetere, e lo dico ai ragazzi che incontro, che quando vado negli istituti, professore, io chiamo i ragazzi, guardo i ragazzi, parlo con loro e gli dico andate a casa e dite che per voi il Signore ha ripetervi di avere il diritto ad essere felici e che non è utile, perché voi mi insegnate che utopia non vuol dire non possibilità, utopia è solo un non luogo, ma è una speranza. E allora lo voglio dire anche qua, noi lottiamo per questo, perché è possibile cambiare, conoscendo questi ragazzi siamo certi che la realtà non nel futuro, ma la realtà di oggi è già una realtà migliore, la realtà di Messina è a mio parere una realtà avanzata. Quindi io voglio chiudere con questa disponibilità pronta, continua del comune, con l'animo di lottatore, gli anni passano, ma resta questo. Sarò per il tempo che mi verrà dato di interpretare questo ruolo, sarò sempre accanto alla scuola di Messina, perché siete costruttori di bellezza, anche se è una frase fatta. Grazie. Grazie. Prima di riprendere, dobbiamo ricordare anche che questa serata, questo evento è possibile grazie al supporto dell'Università Telematica Pegaso, della Ristuccia Assicurazioni,
E poi chiamo qui accanto a noi padre Giovanni Lombardo, direttore artistico di Armonie dello Spirito, rassegna promossa dall'Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela, che accoglie nel suo cartellone questo concerto. Buonasera padre Giovanni. Buonasera a tutti, grazie a te. Sono lieto di partecipare a questo ormai tradizionale concerto di Natale, per cui ringrazio ancora una volta il preside Angelo Miceli per il suo lavoro, per il suo impegno nel portare avanti con perseveranza questo momento di incontro, che ci consente di creare sempre maggiore sinergia tra le istituzioni, tra il mondo che vuole una città migliore, soprattutto che vuole per i nostri giovani una città più accogliente, più idonea a costruire il loro futuro. E siamo qui nel segno della bellezza, è stato detto, nel segno della musica, della solidarietà. Ecco, penso che sia il modo migliore per vivere insieme il Santo Natale. Grazie a tutti e buona serata. Questa serata. Questa sera noi il ricavato, quello che raccoglieremo naturalmente in libere donazioni, lo devolveremo all'associazione Mensa di Sant'Antonio dei Rogazionisti. Saluto e ringrazio la presidente Elena Riccia di Donato, le volontarie e i volontari della mensa e naturalmente il rettore della Basilica di Sant'Antonio, padre Mario Magro, e padre Umbi, che vede insieme alle volontarie sparsi per la cattedrale per occuparsi di questa raccolta. Credo che intanto possiamo fermarci qua, introduciamo, io farei così, lo faccio in diretta, cambio la scaletta. I rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni che supportano, li chiamo subito dopo questo primo momento musicale, così dedichiamo uno spazio a tutti voi, tutti insieme. Grazie. Orchestra Plettro, fondata agli inizi del Novecento, è una delle più antiche e prestigiose formazioni presenti in Italia. Nel corso della sua lunga storia, la formazione è stata per i tanti taormineesi che ne hanno fatto parte l'espressione più autentica dell'amore per la musica e degli strumenti a plettro, al punto da divenire una vera e propria istituzione della città, che nel 2010 le ha conferito il premio Città di Taormina.